Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi ne approfitto intanto che Tommy dorme per raccontarvi, per farvi vedere l'ultima novità che c'è qui in casa. Settimana scorsa ho deciso di pulire un po' il soppalco, ho spostato il divano perché volevo pulire bene sotto il divano, essendo un divano bello grande, non lo sposto con così tanta frequenza, quindi volevo proprio spostarlo per pulire tutto bene, e da una semplice mattinata di pulizie si è trasformata in un makeover della stanza. Infatti ho rivoluzionato un po' il nostro soppalco. Adesso vi faccio vedere. Prima però, piccolo appunto, come sapete, noi abbiamo preso la decisione di prendere un secondo divano da tenere giù nella zona open space, quindi togliere il tavolo, anche perché adesso Tommy gattona molto velocemente, si sposta molto velocemente, e da quando abbiamo tolto il tavolo sono più tranquilla perché ho creato lì una zona gioco per lui un po' più ampia, e sono davvero più tranquilla. Lo lascio lì, mentre magari cucino, ce l'ho d'occhio, sotto controllo, e poi accanto comunque a un divano, lo metto tra virgolette perché in realtà il vero divano non è ancora arrivato, e lui si sta divertendo molto. Però avendo messo il divano, ovviamente è stato spostato il tavolo in tantissimo, visto che su Instagram vi ho fatto vedere un piccolo spoiler, ovvero vi ho detto che ho tolto il tavolo. Mi avete chiesto: e il tavolo dove l'hai messo? L'idea iniziale era quella di lasciare il divano, questo grande, qui sul soppalco accanto alla ringhiera, che so è pericoloso, proprio per questo l'idea di prendere un secondo divano giù e mettere il tavolo da questa parte, nella zona più piccolina, dove in realtà noi prima tenevamo una semplice poltroncina, avevamo creato un angolino molto semplice, che in realtà sfruttavamo anche poco, devo essere sincera. Era bello da vedere, però veniva sfruttato un po' poco. Quindi, durante questa giornata di pulizia, vedendo il divano spostato dalla ringhiera, mi è venuto un attimo un flash. Ho detto: sai che c'è? Visto che ormai il divano l'ho smontato, l'ho spostato, proviamo a fare degli spostamenti, vediamo. Era una cosa che pensavo già da un po', ma non l'avevo ancora provato, se effettivamente potesse starci come soluzione, come disposizione, se c'era effettivamente lo spazio per fare una cosa del genere. Quindi la mattina mi sono messa da sola, ho spostato una marea di cose. Poi il pomeriggio sono venuti in aiuto i miei genitori a darmi una mano, perché comunque spostare tutto era bello pesantino, così mi hanno anche tenuto, cioè mia mamma teneva Tommy mentre io e mio papà facevamo questi spostamenti, e alla fine siamo molto soddisfatti di come è venuto, di come abbiamo sistemato. Ora vi faccio vedere. Partiamo da questa inquadratura che dice tutto anche senza parlare, perché come vedete ho tolto il divano che era qui, occupava tutta la ringhiera, c'era il tappeto. Non ho registrato niente quel giorno, quindi non ho modo di inserirvi i vari spostamenti. Vi faccio vedere tutto a lavori fatti, a lavori ultimati. Abbiamo tolto appunto il divano proprio per una questione di sicurezza. Quindi abbiamo semplicemente spostato il tavolo da giù, l'abbiamo messo qui. Devo dire che messo in questa zona di casa sta molto più, cioè c'è molto più spazio per girarci intorno, a differenza di prima, dove sì, ci stava molto bene, perché l'idea mi era sempre piaciuta di avere il tavolo davanti al finestrone, quello là. Però qui c'è molto molto più spazio per girarci intorno. Qui non c'è la sedia perché di solito quando saliamo mettiamo il seggiolone di Tommy. Abbiamo messo, per illuminare il tavolo, questa lampada da terra, che una volta, anni fa, era giù con il tavolo che avevamo prima, poi l'avevamo tolta perché avevamo aggiunto queste lampade, queste a sfera sospese. Alla fine non ho scartato nulla, non ho comprato niente di nuovo, ma ho ricreato la sala da pranzo qui sul soppalco. E devo dire che mi piace molto, anche perché togliendo il divano, togliendo il tappeto, questa zona sembra ancora più grande rispetto a prima, proprio perché si vede tutta la ringhiera e si vede molto bene anche giù, quindi tutto quello che è la parte che resta giù.
Abbiamo davvero alleggerito tanto, è bello anche da giù, quando si sale non vedere la barriera, diciamo, del divano, ma vedere proprio tutto il soppalco, quello che poi si trova qui sopra. Poi vabbè, ovviamente il mobile è rimasto lì dove era, questo non l'ho assolutamente spostato, ho solo invertito i complementi d'arredo perché abbiamo spostato leggermente la TV che direzioniamo verso il tavolo quando mangiamo qui, però vi dico che molto spesso mangiamo in cucina sull'isola, sul bancone, e la direzioniamo di là quando invece siamo sul divano. Abbiamo messo il divano qui, non pensavo che ci potesse stare, manca un pezzo, quindi una piccola parte al momento non la utilizzeremo perché non c'era lo spazio per farci stare tutti e tre i moduli che componevano il divano, però due siamo riusciti a sfruttarli in questo modo e la soluzione, ragazzi, devo dire che mi piace molto. Non pensavo, perché inizialmente l'idea era lasciare qui il divano con il tappeto e il tavolo metterlo qui, però poi non c'era tanto spazio per girarci intorno, quindi da lì l'idea di provare a spostare il divano e in questo modo abbiamo il soppalco in sicurezza perché non c'è più il divano lì, quindi è sicuramente più sicuro, noi siamo più tranquilli. Ora dobbiamo mettere assolutamente un cancellino qua perché quando saliamo, altrimenti lui punta. Se punta le scale, insomma, non c'è una barriera, quindi sicuramente il cancellino è una cosa che dobbiamo aggiungere. Probabilmente verrà messa anche qui, perché poi abbiamo un'altra scala che porta al soppalco più piccolino. Comunque, tornando al divano, devo dire che questa soluzione mi piace molto. Ho mantenuto lo stesso tappeto e poi una genialata, secondo me, perché qui restava lo spazio tra i due moduli, perché questo divano non era abbastanza lungo per arrivare alla parete e quindi si creava tra i due divani, tra i due moduli, un buco al centro. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il tavolino che di solito avevamo qui davanti al divano, l'abbiamo spostato, l'abbiamo messo in quest'angolino e abbiamo ricreato una sorta di mensola dove appoggiare le bibite, dove appoggiare magari, non so, sgranocchiamo qualcosa. Così abbiamo sfruttato l'angolino, abbiamo mantenuto il tavolino, abbiamo riempito l'angolo perché senza la pianta era un po' vuoto e mi piace molto. Qui abbiamo messo l'altro modulo, poi in realtà avendo gli schienali che si possono spostare, possiamo anche dare un po' un aspetto diverso al divano semplicemente spostando gli schienali, però alla fine così questa era la soluzione che più ci piaceva e quindi è andata per questa disposizione. Qui c'è la cesta che diventerà la cesta giochi di Tommy quando inizierà a giocare anche qui sul soppalco, al momento giochi qui non ce ne sono e mi piace, ragazzi, mi piace davvero tanto come è venuta questa stanza. Il soppalco ha proprio cambiato decisamente aspetto. Ma mi piace molto anche così. E quindi questo diventa poi il secondo divano di casa. Guardate anche da qui com'è l'impatto. Io personalmente lo preferisco perché proprio salendo le scale si vede bene tutto il soppalco, il tavolo viene messo in risalto, c'è molto più spazio e mi piace. Sono molto molto soddisfatta. Qui resta comunque lo spazio per il nostro albero di Natale, perché io ci tengo molto e siamo riusciti a mantenere lo spazio libero perché normalmente noi l'albero lo mettiamo qui. Ho spostato leggermente anche la TV per farvi vedere come si vede. Questa è la visuale dal divano verso la TV. E devo dire comunque che non è male, la TV è bella grande, perché comunque è un 50 pollici. E si vede bene anche da qui. Poi è molto carino la sera, accendiamo la nostra luce e si crea proprio un bell'angolino. Cosa ne dite di questa disposizione? Io davvero sono contenta, siamo contenti di come siamo riusciti, utilizzando le stesse cose, utilizzando gli stessi spazi, a ricreare una zona giorno
e il divano, perché in realtà avere tutto insieme non è male. Ad esempio, adesso che arriva la stagione invernale, comunque si inizieranno a fare cene in casa, abbiamo comunque qui il tavolo per mangiare con gli amici, ma c'è anche il divano se uno si vuole mettere più comodo per guardare un po' di TV o per semplicemente chiacchierare. C'è spazio anche per i bimbi, perché comunque adesso stanno arrivando altri bimbi alle nostre coppie di amici, e quindi anche per i bimbi c'è spazio per giocare e sono comunque in sicurezza, perché il divano non è più qui. Ovviamente il soppalco è comunque più pericoloso di un secondo piano tradizionale. In tanti mi avete detto perché non pensi a mettere in sicurezza il soppalco. Immagino voi intendiate a chiudere questa zona in qualche modo. Ho provato a chiedere, ad informarmi, ma non c'erano grandi soluzioni. Alla fine un soppalco, viene chiamato soppalco, definito soppalco, nasce per essere così, quindi aperto sul piano di sotto, ed è proprio questo il bello del soppalco, e sarebbe stato un peccato andare a chiudere tutto, e non l'ho neanche preso in considerazione. Però ho trovato questa soluzione, che trovo sia una buona soluzione. Comunque le proposte erano o chiudere con un muro di cartongesso, però appunto questa cosa l'ho scartata. Un'altra soluzione era mettere dei listelli di legno che andavano lungo tutta la ringhiera. Quello era il problema, perché l'idea inizialmente non mi dispiaceva affatto. Il problema è che c'è una diversità di altezza, perché qui si parte un po' mansardata, quindi le travi sono più basse, quindi l'altezza qua è più bassa, ma poi qui va a salire, ed esteticamente non era bello da vedere. È bello così perché è aperto, ma se si andava a chiudere questa cosa dell'altezza si vedeva, veniva evidenziata, e esteticamente non stava benissimo. Stessa cosa facendo ad esempio una parete in vetro, anche in quel caso chiudendo con del vetro comunque c'era un'altezza diversa e l'impatto estetico non era dei migliori. Quindi alla fine abbiamo preferito non fare nulla, ma spostare il divano, così da avere il divano in sicurezza, perché ora è contro il muro, non può succedere nulla, e quindi va bene così. Vi mostro anche la stanza con le lampade accese, solo le lampade, non le luci, che danno ancora più calore a questa stanza, al soppalco. Questa comodissima, perché altrimenti non avevamo la luce per illuminare il tavolo. Questa c'è sempre stata e mi piace tantissimo, se vi può interessare, di Maison du Monde, e anche qui l'angolino del divano con la lampada, secondo me è davvero molto molto carina. Il pupetto si è svegliato, quindi vado a recuperarlo, devo anche preparare il pranzo per lui, e nulla, insomma questa è stata la modifica, la grande modifica, perché in realtà abbiamo proprio stravolto, come avete visto, questa zona di casa dell'ultimo periodo. Però vi dico che non sarà finita qua. Vi racconto nel prossimo video. Un bacione e a presto. Ciao!